Procedimento Però si fanno uguale. con l'impasto viene morbido, vanno fritte con il cucchiaiate. Ah, ecco, brava. Senti, ma Maria Pia, ma è la prima volta che ci telefoni? No, no, ho già Ah, chiamato due ci hai volte. già chiamato, ci hai già chiamato. Brava, hai fatto bene a dare questo suggerimento. Così E se qualcuna ogni farà, regione, ogni certo, paese ha se le qualcuna sue. farà queste castagnole, ci potrà dire poi come sono venute, va bene? Ok, Grazie Maria Pia, grazie per il suggerimento. A presto. va benissimo. Arrivederci, buona Ciao, serata. ciao. Buonasera, signora. Pronto? Non facciamo l'altro piatto, eh. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Margherita. Margherita, buonasera, da dove ci chiami? Da Catanzaro. Da Catanzaro. Margherita, buonasera, prego. Buonasera. Volevo dire alla signora, Mi la dica, cuoca, sì. perché vedo che nella padella dove sta friggendo le castagnole c'è molta schiuma. Ma è normale perché le uova, le castagnole non le abbiamo fatte. Perfetto. Non Questo l'abbiamo. lo so pure io, o meglio, lo sapevo pure io. Però non so chi ha detto, mi pare che il signor Ah, Marotta deve mettere nell'olio 3 secchine. sì, signore, è Io l'ho vero. fatto e le garantisco che funziona. E proveremo anche noi. Non avevamo gli stecchini noi stasera, altrimenti l'avremmo Ah, ecco. fatto. Grazie comunque, grazie No, Margherita. volevo anche l'altra sera, lo volevo dire, ma non sono riuscito a pigliare la linea. Va bene, grazie. Sì, noi lo. E Cioè, questo sistema funziona davvero? noi mancanza di stecchini stasera, capito? Vabbè, non fa niente, L'abbiamo l'importante è che consumato. si sappia. Sì, che funziona il metodo Marotta. Va Sì, bene, cara Margherita. funziona, funziona. Allora, amiche da casa, provate a mettere gli stuzzicadenti dentro l'olio di cottura e E vedrete non fa che nessuna schiuma. nessuna schiuma. Grazie, cara Margherita, Ma visto grazie che alle mille. chiacchiere non l'ha fatto la schiuma, perché Beh, non abbiamo fatto riposare l'impasto? infatti, infatti. Va bene, Margherita, grazie mille. Saluto. Ciao, Arrivederci, ciao. grazie. Andiamo con il riepilogo, vero regia? Molto lentamente perché i piatti di questa sera sono stati interessantissimi. Spieghiamoli per bene. Io vado a leggere gli ingredienti subito della fetta al latte. Con carta e penna scrivete tutti gli ingredienti. Per la fetta, 250 g di farina, 250 ml di latte, 300 g di zucchero, 200 g di ricotta, 100 g di cacao amaro e una bustina di Il lievito. lievito. Allora, si mette tutto assieme, farina, zucchero, lievito, ricotta, cacao e bustina, lievito. E si mescola tutto. Si fa l'impasto un po' non morbido e non duro. E si imburra la tortiera, si infarina e si inforna a 180 gradi per 20 minuti. Solo che dovete voi regolarvi il vostro forno, perché questo non deve stare molto perché si asciuga. Poi per la farcitura, la Nutella e la panna montata per dolci. La farcitura la diamo subito perché le nostre amiche devono avere il tempo da casa di prendere bene gli ingredienti. Per la farcitura noi abbiamo messo 200 g di Nutella, 200 ml di panna per dolci e zucchero a A velo. velo. Vai. Quindi, dopo che togliete la torta del forno, la mettete su un piatto, dopo fredda, preferibilmente prepararla un giorno prima perché si taglia meglio. La tagliate, vi accompagnate a scivolarla quando la tagliate e mettete la Nutella sul piano di sotto, montate la panna e la mettete di sopra e coprite col disco che è di sopra e scompargete col zucchero a velo. Benissimo, andiamo avanti con le chiacchiere di carnevale. 250 g di farina, 100 g di zucchero, brandy o anice o A sambuca, piacere, a a piacere. piacere, 20 g di burro, olio di semi, zucchero a velo, un limone, un'arancia, mezza bustina di lievito per dolci e 2 uova. Si impasta, si mescola, tutto assieme, si fa l'impasto, ci aiutiamo con la macchinetta dopo che è fatto l'impasto, stendiamo il numero che regolate voi della macchinetta, poi fate più fina, la prima grossa per lavorare un paio di volte.
poi la fate stendere più fine con la rotella, fate vi sbizzarrite a fare delle scherzette come l'ho fatto io e friggete e scoppergete con zucchero a velo. Oh, poi hanno interessato moltissimo anche le nostre crocchette di riso. Ah, le castagnole, andiamo con le castagnole. 400 g di farina, 100 g di zucchero, 75 g di burro, lievito per dolci, 2 uova, 50 ml di anice, un limone, sale. Allora si impasta tutto, uova, farina, sieme, si mescola bene, si fanno dei bastoncini, si stende, però l'impasto per noi non l'abbiamo fatto riposare per un buon motivo di tempo e poi si friggono e si scompargono col zucchero a velo. Perfetto, e andiamo, se avranno scritto, regia, li vogliamo tenere ancora un po'? Teniamo ancora qualche secondo e poi andremo, intanto ringraziamo nonna Raffaella, il marito di nonna Raffaella, voi che qua dà ci diate questi sbizzarriti, ci sbizzarriamo e ci fa tanto piacere averti qui con noi. Tu saluto lo sai. Tutti quelli andiamo che mi con conoscono. Le crocchette di riso, 300 g di riso, 3 uova, 100 g di parmigiano, sale, pepe, 500 ml di olio di semi e prezzemolo. Vai Raffaella! Allora, si bolle il riso prima, si lascia raffreddare, dopo raffreddato si aggiunge il parmigiano, uova, pepe nero, prezzemolo e si fanno le formine e si friggono e basta, è tutto a posto. Non abbiamo fatto in tempo a fare le crocchette di patate, le faremo la prossima volta. Domani è martedì grasso, quindi sfogatevi a fare castagnole e chiacchiere. Salutiamo a tutti, buon carnevale. Perché per un anno non ne facciamo più, vero? E non si sa mai, dai. No, per un anno non ne facciamo più. Come no? Tutti i giorni facciamo chiacchiere. Già, hai ragione. A parole. Questo hai ragione. Ringraziamo la nostra cara nonna Raffaella da Santa Caterina sullo Ionio Marina. Saluta a tutti. Il marito, grazie per essere stato qui con noi. Lei saluta tutti i suoi parenti a casa così? Parenti, amici e tutti, Santa Caterina e tutti quelli che mi conoscono anche di altri paesi. E noi vi aspettiamo domani sera alle 20 se vorrete per un'altra serata di MasterChef. Va benissimo, noi ringraziamo tutti i nostri amici, vi salutiamo e ci vediamo se vorrete domani. A presto. Ciao, un bacione a tutti.